Metteresti un quadro così all'entrata di casa tua? O questa statua in cortile dove giocano i bambini? Era normale nell'antica cultura romana, molto più liberale rispetto ad oggi. Questo è un menù che raffigurava le specialità della casa, di ragazze che potevano essere schiave o donne libere. Queste pitture murali erotiche sono tuttora visibili nei lupanari delle rovine dell'antica Pompei, la città sepolta da ceneri e lapilli nell'eruzione del Vesuvio del 79. Ma chi è lui? È Priapo, dio della mitologia greca e romana, simbolo di fecondità e fortuna. Per questo raffigurato all'ingresso di abitazioni patrizie. E sì, nonostante il suo enorme amuleto contro invidia e malocchio.